C'è stato un tempo in cui volteggiavo senza peso. Era lui a sorreggermi. La sua presa era forte, totale. Ma nonostante mi facesse volare, capivo che non era ciò che volevo. Abbiamo imparato a comunicare così, semplicemente. E io ho scoperto la mia forza, il mio equilibrio. È stato come conquistare lo spazio. Ci guardano molto a noi, perché noi siamo in mezzo ai binari che agganciamo, no? Siamo all'altezza dei bambini. E quindi tutti i bambini ci salutano, si mettono lì a guardarci. E mi piace sta cosa, mi sento considerata. Io vedo la stazione come un luogo che contiene delle emozioni. Io sto bene nel mio corpo di donna, anche in questo spazio. Le mie figlie sono felicissime di avere una mamma macchinista. Comunque questo lavoro fa sicuramente venire la voglia di partire, di stare sempre in viaggio, sempre fuori. Siamo un po' di più le donne che personalizziamo di più. Gli uomini arrivano con la cravatta, la barba e... L'impatto che io provo quando entro in stazione è sempre un impatto di accoglienza. Io entro in stazione come entrassi in una famiglia, in una situazione in cui tutto mi è conosciuto. Non mi sento straniera in questo luogo. Rispetto invece alle situazioni di spazio vuoto, di spazio pieno, per me è molto piacevole lo spazio vuoto. Si possono trovare la rabbia, la speranza, l'amore, diverse, veramente diverse emozioni si incontrano come un passaggio particolare. Io come persona mi trovo molto meglio nelle relazioni, nel senso che mi piace appunto riuscire a instaurare una relazione diversa con il viaggiatore. Cerco di capire quale sarà il suo viaggio, se sarà un viaggio di tristezza o di speranza o un viaggio magari decisivo per il lavoro o magari per i sentimenti. Mi piace chiamarlo il viaggiatore, non il cliente, perché il viaggiatore mi dà questa sensazione appunto di una persona che cerca, una persona che si sposta da una situazione, da una emozione ad un'altra. E mi dà proprio questa sensazione di viaggio, di ricerca, non solo nella relazione spazio-tempo, ma anche una ricerca più intima. Sensazioni che ho in stazione, quando scende la calma, il silenzio, guardo la vettura vuota, deserta, e all'interno, non so, immagino tutti i miei parenti che non ci sono più, cioè mia madre, mio padre, parlo con loro, mi metto a urlare, tanto non mi sente nessuno. Sì, è una libertà, come quando faccio la notte. Poi io faccio tutto veloce, salto, giro, chiamo la radio, corro, e ho imparato ad apprezzare questo luogo, che per me è come una piccola città.
la stazione centrale di Milano un posto ambiguo, un po' strano, perché c'è bella gente e brutta gente, dove una donna, diciamo, all'uscita anche del lavoro rischia anche. Io no, mi sento abbastanza forte. Riesco a affrontare anche un uomo quasi senza problema. Io sono 10 anni circa che lavoro qui, ormai è come se fosse casa mia. Ho provato anche ad andare via, ma sono ritornata. La nostalgia di restare in stazione può venire dall'amore per il proprio lavoro, ad esempio, perché io amo il mio lavoro, le mie colleghe, le mie amicizie che dopo tanti anni si creano e anche proprio la stazione così grande com'è. È come un paese. Mai pensato da piccola di lavorare né in ferrovia né di fare la macchinista. Non avevo nemmeno idea che cosa fossero i vagoni e le locomotive. Per me era un treno tutto insieme, ci viaggiavo e basta. Non è considerato un lavoro da uomo. Sicuramente è fatto da poche donne, ma non perché sia considerato un lavoro da uomo, ma è dovuto agli orari un po' strani. Femminilità assolutamente non mi sento meno femminile, anzi. E, come lo vivo? Da donna, beh, qualche difficoltà, perché comunque, ma non solo in ferrovia, voglio dire dappertutto, diciamo che il lavoro è concepito più per gli uomini, quindi magari i servizi c'è più un'attenzione al maschile che non al femminile. Cioè nelle stazioni devo adattarmi un po' come gli uomini. Quando si entra con il treno in una stazione come Milano Centrale, la sensazione che in genere mi dà è essere finalmente arrivata comunque a casa. Sono a casa, per cui sono tranquilla, anche se mi piacerebbe magari arrivare magari in un posto più colorato. Sono una persona fuori di qua, senza divise, senza completini stirati. Ho uno stile un po' particolare, anche nell'abbigliamento, eccetera, magari si vede. È un vortice che si sussegue di gente che va e viene, delle volte ti puoi permettere di scambiare 4 chiacchiere, delle volte sei una macchina che fa biglietti, che prende soldi, che dà il resto. E ogni volta che si presenta davanti allo sportello magari una persona di un'altra razza, oppure una persona anziana o una persona più giovane vestita in un certo modo, comunque immagino per quei pochi secondi che restano che vita fa, da dove arriva, o se in quel momento sta pensando la stessa cosa di me. Soltanto i primissimi tempi ho avuto paura di muovermi da sola, poi ti ci abitui e... Da quando lei ha riconosciuto la sua forza, ha conquistato la sua libertà di movimento, la sua indipendenza, io ho trovato per me una nuova dimensione nello spazio e nella bellezza. La bellezza per me è tutto ciò che fa trasparire quello che è l'anima di una persona, l'anima di una cosa, quello che sta dentro. Tutto ciò che riesce a far trasparire questa dimensione è bello. E una cosa molto bella che ricordo della stazione, di quando io ero molto piccola, è l'odore. L'odore della stazione, l'odore del ferro, forse, o l'odore frammisto all'odore umano. Una vede l'alba, vede anche il tramonto, entrando in stazione, cioè sono tutte quelle cose che magari uno che fa un lavoro normale di giornata non ci fa caso. Il ritmo della stazione è molto, molto particolare e sicuramente è in sintonia con quello che è il ritmo della città ed è veramente in un crescendo al mattino fino al suo sopirsi lentamente la sera.
La parte più bella che mi piace è quando faccio la notte, perché c'è calma, silenzio, non si muove una mosca, sento solo lo stridore dei binari, che a me piace tantissimo, mi fa sentire bene. Scende pace, anche se lavoro, anche se fatico, mi piace. Rifletto spesso sulla differenza tra sentire e ascoltare, tra guardare e vedere. Mi piacerebbe che la mia musica facesse alzare lo sguardo. Guarda, ho notato qualche tempo fa che lì su, cioè da tanto che lavoro qua, ci sono i segni zodiacali, non l'avevo mai notato prima. Questa stazione secondo me è da guardare. Appena esco dalla metropolitana alzo sempre la testa, perché mi piace. Mi piace vedere questo enorme monumento che è stato storia, cultura. Spesso quando arrivo la mattina e il mio sguardo si posa sulle parti alte della stazione, dove spesso ci sono dei mosaici, dove ci sono delle strutture molto particolari, dove ci sono i piccioni anche. Oh sì, racconterei dell'impossibile, di un mondo nuovo, dove uomini e donne, avvinti in un abbraccio, volano nella danza, via senza frontiere, tra loro né paure. Sicuramente la stazione è un luogo di incontro di differenze, non solo di differenze di nazionalità o di razza, ma proprio anche di differenze di lavoro, di differenze di persone. E la differenza per me è una estrema ricchezza. Lo è sempre stata, ma è vero che col mio lavoro lo è diventato sempre più. Siamo solo 7 donne, per cui ci aiutiamo, se possiamo ci aiutiamo. Con i maschi invece, beh, cosa vuoi? Ci sono colleghi con cui vado d'accordo e colleghi no. Però comunque mi rispettano, mi conoscono, sanno come lavoro e quindi hanno molta fiducia. Quello che non accadeva all'inizio, mi sono dovuta fare strada con le unghie. Chiaramente i miei colleghi maschi sono più forti delle donne, è ovvio. È la natura, gli ormoni, però io li sfido sempre, sempre. E giuro, fino a oggi non ho mai chiesto aiuto. Se non una volta non riuscivo a staccare un tubo, no? Il tubo dell'aria. Ho chiesto aiuto a un mio collega, ma non riuscivo. Alla fine abbiamo scoperto che era saldato. Con i colleghi uomini, per quanto mi riguarda, ma penso anche le altre colleghe, abbiamo tutti un buon rapporto, ma anche molto confidenziale, perché comunque si passano molte ore sul treno insieme, in due, e quindi ci si scambia anche delle confidenze molto, molto, non dico intime, ma insomma molto come se fossimo amici. La competizione sicuramente è uno stimolo, ma diciamo che non la metto in campo con i colleghi di lavoro. Per me i colleghi di lavoro sono comunque è come essere tutti insieme dei collaboratori. La competizione è dare il meglio di sé
ed è sicuramente uno stimolo, non è una cosa che mi fa stare indietro. Credo che a parità di condizioni chi abbia maggiori capacità abbia l'opportunità di arrivare dove crede. La competizione, secondo me, è una connotazione che le donne hanno acquisito per doversi affermare in un mondo, che, un mondo del lavoro che all'inizio era prettamente maschile, quindi hanno dovuto uniformarsi in un certo senso. Forse solo ora stiamo cercando una dimensione più femminile e nello stesso tempo valida. Li condurrei per mano a camminare dove la differenza non pretende veli. I corpi delle donne si muovono con naturalezza e i loro desideri non portano dolore. Per loro, insieme a loro, inventerei poesie, lunghe poesie che dicono di non aver paura. Indubbiamente ci sono delle specificità che caratterizzano l'ambiente, il mondo maschile rispetto a quello femminile. La prima cosa che mi viene in mente come possibile differenza è la percezione della sicurezza, perché comunque la donna probabilmente ha una percezione diversa, comunque di maggiore apertura, e si sente forse più fragile da questo punto di vista. Quindi in realtà a parità di condizioni ci sono poi invece delle differenze che dipendono proprio a livello percettivo tra uomo e donna. Noto ancora che le donne comunque si muovono con più diffidenza e con meno naturalezza. Questo sicuramente, che siano magari la vecchietta che non viene mai in stazione, che quindi guarda tutto in maniera molto stranita, o piuttosto la donna manager che tutti i giorni viene alla stazione, comunque la borsetta sotto il braccio, la valigia ben stretta, cosa che invece non fanno gli uomini, anzi. Solo che poi ho notato che la maggior parte delle cose spiacevoli capitano agli uomini perché non ci pensano. E quindi magari è più facile che vengano delle persone da me, degli uomini che si lamentano perché sono stati scippati, e non le donne. Per me sicurezza significa avere l'opportunità di richiedere aiuto, di avere il contatto con l'esterno, e quindi mi fa sentire più sicura. Gli uomini sono più socievoli, sono più carini, sono molto più, stanno più allo scherzo, sono molto più gentili. Le donne, ce n'è alcune che per carità, non è che, però sono molto più sbrigative, meno, sono più veloci nelle loro acquisti e corrono e vanno. Le donne sono molto più frettolose, ma anche molto più attente, fortunatamente, soprattutto ai resti. Gli uomini invece ho notato che prendono il resto e vanno. Gliene dai di più, gliene dai di meno, non si accorgono, ed è sbagliato. C'è una moltitudine di persone, di umanità, di gente diversa, che pone a volte anche delle situazioni drammatiche. Le donne sono sicuramente più sensibili, cioè sentono il bisogno di intervenire, vengono attratte più facilmente da una situazione critica. Gli uomini è come se avessero ormai una certa apatia, cioè l'uomo ha bisogno di essere spinto. Ecco, io come donna mi sento a mio agio in entrambe le situazioni, cioè di relazione e di anonimato, e questo dipende da come io entro quel giorno in stazione, e quindi a seconda di quelli che sono i desideri di quel giorno ci può essere il trasporto più verso la relazione o più verso l'anonimato, ecco. Io vivo, e vivo intensamente, perché a me piace fare vivere questo spazio, e allora non mi sento mai strano quando non sono in servizio e sto qui in stazione, perché a me piace quasi spiare e vivere quello che vivono gli altri, perché è un qualcosa che poi ti rimane dentro, e allora mi crea emozioni. Ma la cosa che più mi gratifica è soprattutto quando qualcuno mi ringrazia, qualcuno mi dice: finalmente sono riuscito a trovare soddisfazione perché ho parlato con qualcuno che mi capisce. Ecco, questa è la parola chiave, qualcuno che capisce. La peculiarità delle donne è sicuramente l'intuizione e la capacità di essere estremamente elastiche, estremamente disponibili al cambiamento. Nella mia esperienza ho notato che le persone non sono tutte uguali, sotto l'aspetto della sensibilità. Questa esperienza che io ho vissuto, soprattutto a contatto con tante donne, perché sia le donne sotto l'aspetto di clienti e sia le donne come colleghe, mi hanno insegnato tanto. Devo dire alla fine che effettivamente ho appreso tantissimo anche dallo spirito e da questa gioia che danno solo le donne.
La donna, avendo la capacità di vivere a più piani, con più sfaccettature, è come se potesse cogliere la realtà in una dimensione più ampia, più variegata, ma più completa quindi. Fiducia, il gioco nuovo da imparare. E in tutta umiltà confesserei di non saperne niente, neanch'io.